dei fiori di campo per te. Adios Luisito, noi amanti della Beneamata ti portiamo incastonato nel nostro cuore. Francesco Vescio Perrone, Motta Santa Lucia e tutta la Calabria, ti ringraziamo perché ci hai fatto vivere il sogno dei sogni. Qualche errore di ortografia, però il messaggio più bello che potevamo trovare qui all'ingresso della Pinetina per questa stagione che si va per ricominciare. Noi Andrea, ti prego. Andrea, ti prego. Trova Patrizia. Guarda Samu. Grazie. Posso? Ciao. Allora Davide, sei carico? No, faccio vedere prima la maglietta. Di chi è? È Lautaro. È Lautaro. E adesso diventa anche capitano Lautaro. Sì, potrebbe essere o mi sembrerà con me. È il tuo idolo? Sì. Più forte di tutti? Sì. Con Barella. Con Barella anche. Lukaku lo rivuoi o no? Sì, però preferisco Thuram che non è tra i più. Quindi vuoi Lautaro, Thuram, Lukaku parte dalla panchina? Sì. Ok, ti dispiace invece che Onana va via? Sì. Peccato. Con i piedi era bravo. Vabbè, però mi sa che ci sarà comunque un portiere forte. Sommer o Navas. Poi Trubin è giovane, potrebbe anche crescere. Cioè, ma sei un esperto, allora ti chiamo qua a fare i video con me. Ogni giorno guardo Sport Mediaset, Sport Italia e Top Calcio 12. Però da adesso in poi, visto che abbiamo fatto anche l'intervista, anche su YouTube mi devi vedere. Sì. Mi raccomando, ti aspetto, scrivimi. Ciao Davide. Ciao. Uè, bro. E Dybala. Luca. Oddio. Allora? Ciao. Chi stai aspettando? Giocatori. Ma chi in particolare? Lautaro, anche se non ci sono poche possibilità. Magari si ferma se lo chiami tu. Hai fatto qualche autografo? Tu? Solo il mio? Vabbè, dai, meglio di niente. Aspettiamo. Poi da lunedì arrivano i nazionali, arriva Barella, Frattesi, Thuram. Ma lunedì ritorniamo. Per forza, da lunedì c'è più possibilità. Poi magari ritorna Lukaku. Speriamo. Speri? Speriamo. Che è l'unico. Cosa dici? Niente. È l'unico? Attaccante che niente. Ma meglio Lukaku o Lautaro? Lautaro. Tutti e due assieme, dai. Voi chi state aspettando? Lautaro. Lauti. Spero sempre tutti Lautaro. E sperate che ritorni Lukaku? Sì, sì, spero ritorni Lukaku, però sicuramente non per 45 milioni come se ne parla. Qualcosina in meno. 35, già tanto. Ormai tutti calcolatrici qua, Bisogna fare economia. Ma lo scudetto ci credete? Sì. Assolutamente sì. Seconda stella. Seconda stella? Deve essere nostra, per forza. Per forza. Dopo la finale di Champions, è impossibile non sperarci. Dopo la finale di Champions non ho più paura di nessuno. Neanche del City. Neanche del City. Non avevo paura del City quando ci abbiamo giocato. Non avevo paura. Sapevo che sarebbe andato in qualche modo bene. Infatti abbiamo fatto una gara, abbiamo tirato fuori una prestazione meravigliosa, Barella è uscito con la lingua sotto le gambe, poi è andata di sfortuna. Cazzo, però la Coppa l'hanno portata via loro. Però la Coppa l'hanno portata via loro. Quello che conta, l'hanno portato via loro. La Coppa Italia, la Supercoppa l'hanno portata. E tu invece chi è che stai aspettando? Lautaro Martinez,
Mkhitaryan ed Ebrai. Cioè, informato anche su tutti quelli che ci sono. Bravo, bravo. No, io e invece chi è che volete dal mercato? Dal mercato? In caso di partenza di Onana, che sembra tutto fatto Sommer. Anch'io piace? Anch'io Sommer, anche a me piace. Anche tu, Luca? Sì, hai studiato? Anch'io Sommer. Poco. È un ga. E poi Samardzic o Pereira. Uno dei due. Sì. Basta uno dei due. Tra i due? Davanti. Piace? Però se dovesse arrivare Pereira sarei contento. Va bene. Ragazzi, vi aspettiamo lunedì allora. Il nonno ti porta? Sì. Dobbiamo vedere, ma sì. Credo sì. Credo di sì. Dai, allora ci vediamo lunedì. Il 99% che vediamo. Perché ci sono più troppa gente. Lunedì ci sarà più gente. Boh. Magari. Dai, vediamo, dai. Ti aiuto io. Bella bro. Bella bro. Fiducioso per la nuova stagione? Sempre, sempre fiducioso. Sempre. Speriamo bene le ultime mosse del mercato. Lukaku sì o no? Ah, speriamo di sì, dai, però non per cifre astronomiche. Comunque, speriamo... che l'anno scorso ha avuto un po' di problemi. Mi dispiace per Onana anche, che sarà, ceduto. Si presume, il sacrificato per far cassa. Però, ecco, speriamo che Marotta ci allesti una bella squadra, dai. Penso che siamo competitivi anche per il prossimo anno, per la prossima stagione. Un bel gruppo, comunque, c'è una bella base, poi se riesci. Sì, la base c'è. L'importante è essere tutti uniti per un unico obiettivo e si va avanti. Dai, grande, alla prossima. Qui abbiamo Barella. Nicolò, allora, facci vedere la maglia dietro, dai. Sei riuscito? Ah, grande. Sei riuscito a fare qualche autografo? Sì? Barella però arriva lunedì. Devi tornare lunedì. Ci vediamo lunedì? Dai, grande, ciao. Ora qua, caldo? Chi aspettate? Io Lautaro. Lautaro? Nuovo capitano? Speriamo. Sei felice? Molto. E invece per il mercato chi è che vorresti? Sommer? Sì, va bene. Anche se è un Onana lo terrei. Lo terresti? Sì. Perché? Però per 60 milioni si dà via. Ok, dai. Allora buona attesa. Grazie. Siamo qui con la prestigiosa firma di FC Inter 1908. Volto anche di FC Inter 1908. Volto su Twitch. Twitch anche YouTube. Dove? In esclusiva su Twitch. Esclusiva su Twitch. Daniele Vitiello, primo giorno di raduno dell'Inter. Che aria hai respirato qui da Piano Gentile? Innanzitutto una buona presenza, anche al di là delle aspettative, perché la sveglia era sicuramente abbastanza severa stamattina, ma c'erano diversi tifosi ad aspettare i primi calciatori, ovviamente carovana di giovani, qualche protagonista della scorsa stagione. L'affetto nei confronti di Onana me lo aspettavo, perché uno che ha lasciato tanto, al di là dell'aspetto tecnico, anche a livello comportamentale, a livello di temperamento, di personalità, ha dato tanto e questo è stato apprezzato dall'ambiente, in attesa di sviluppi di mercato ovviamente, perché restano giorni importantissimi anche su questo fronte, ma ci sono tutti i presupposti anche forti di quelli che sono stati i messaggi di Simone Inzaghi ieri in conferenza, affinché sia un'annata altrettanto positiva e che possa finire ancora meglio dal punto di vista del campionato, è quello che ci auguriamo senz'altro. Sulle due trattative più calde, che sensazione hai? Onana in uscita e Lukaku in entrata, anche se non è facile, ci arrivano anche notizie di ulteriori, diciamo, richieste del Chelsea, che non è sufficiente neanche la seconda offerta. Su Onana, da quello che abbiamo raccolto, forse c'è stata anche un pochino di tensione nella giornata di ieri, ma nulla che possa comunque portare a stravolgimenti nella trattativa. Credo che alla fine si andrà verso la cessione, vedremo se saranno 53, 55, 57 milioni di euro da corrispondere all'Inter. È inevitabile che il tempismo sia una variabile fondamentale sia sul fronte Onana che quello Lukaku. L'Inter vuole liberarsi di questo fardello, portare a termine la sua cessione e poi concentrarsi su Lukaku, che è richiesta espressa da parte di Simone Inzaghi.
e che fossero alte le pretese del Chelsea lo avevamo appurato ormai, che non ci fossero le condizioni per riportarlo a Milano come si è verificato la scorsa stagione anche, e quindi io credo che alla fine il Chelsea sarà comunque disposto a rivedere un attimino al ribasso le sue pretese. Speriamo che si possa concludere prima possibile e farlo entro i 36-37 milioni di euro. Vedremo se magari con i bonus inclusi e che tipo di bonus, proprio perché comunque Lukaku è una garanzia. E a quelle cifre, nonostante siano cifre comunque molto importanti, credo che sarebbe difficile andare a reperire un altro calciatore, un'alternativa di questo livello che potesse dare altrettante garanzie. Grazie Daniele, ti seguiamo online. A voi ragazzi, altrettanto. Ciao, grazie. Dov'è il coro? Dov'è il coro? È un po' più carico però. Ascoltare Daniele Andrei Martins. Dov'è Daniele Vitiello The Star? Il mondo dei social ti reclama. Buongiorno. Grande Are you happy to be here? Of course. Okay. But I'll say more tonight after. Well then. After the signature. Enjoy Milan. Thanks for having me. Forza Inter. Forza Inter. The music. Dai coro. Corretto. Vivi. La 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 la. Vivi. La 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 la. Oh, bello casato.